tampone addio, almeno per i vaccinati. Dal 9 giugno gli europei avranno il via libera in Francia e con loro anche chi proviene da Australia, Corea del Sud, Israele, Giappone, Libano, Nuova Zelanda e Singapore. Il turismo non sarà possibile da paesi con picchi di virus o varianti prevalenti, una lista rossa che comprende per il momento 16 paesi, tra cui India, Sudafrica e Brasile. Al di fuori dell'Europa la maggior parte dei paesi sono classificati come arancioni nel nuovo regolamento di viaggio pubblicato venerdì. A ottobre l'Unione Europea ha varato un sistema unificato per classificare, con codice e colori, il rischio di contagio in ogni paese. Viene aggiornato settimanalmente. Il Regno Unito ha introdotto un sistema semaforo per i viaggi all'estero basato sulla situazione Covid nei diversi paesi, ma la prima revisione, il 3 giugno, ha declassato il Portogallo alla lista Ambra, gettando nello sconforto chi aveva già prenotato le vacanze e al rientro dovrà stare in quarantena. Da lunedì i viaggiatori vaccinati potranno entrare in Spagna, ma dovranno essere passati 14 giorni dalla seconda dose o dalla singola iniezione per i farmaci che non richiedono il richiamo. Basterà una dose, ma i giorni trascorsi dovranno essere almeno 22 per entrare in Croazia, che apre a tutti i paesi dell'area Schengen. 7 nazioni hanno iniziato a usare il certificato digitale Covid dell'Unione Europea. Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Grecia, Croazia e Polonia si sono collegate al portale per iniziare a rilasciare i certificati. Seguiranno altri paesi. Il certificato è disponibile in forma digitale o cartacea.